Restiamo in argomento, ma spostiamoci in un paese che sta decisamente meglio dal punto di vista della pulizia, Isola delle Femmine. I commercianti stagionali si sono lamentati per le tariffe molto alte per la Tari. Bene, il rifiutologo Pino D'Angelo li ha riuniti e gli ha consigliato di uscire dall'organico comunale per quanto riguarda la raccolta e di organizzarsi in proprio. I titolari dei lidi balneari e delle altre attività stagionali di Isola delle Femmine sono sul piede di guerra e minacciano contenziosi. Sostengono che il comune li sta distruggendo con tasse esose e per lo più illegittime. Per questo l'associazione Rifiuti e Spreco Zero, giornale d'Isola, ha organizzato un incontro che si è tenuto presso il Solarium Sopravento. L'associazione ha raccolto le proteste degli imprenditori esasperati, ma ha fornito loro una soluzione concreta: uscire dal servizio comunale di raccolta rifiuti, consorziarsi ed affidare ad una ditta esterna il ritiro del materiale differenziato con un risparmio di almeno il 50% rispetto a quanto attualmente sono costretti a pagare. Giuseppe D'Angelo, in qualità di rappresentante della Rifiuti e Spreco Zero Onlus, ha suggerito ai commercianti di chiedere l'esenzione dalla Tari per farsi il servizio da soli con una ditta privata. In questo modo a guadagnarci saranno sia gli imprenditori, che pagheranno molto meno e usufruiranno di un servizio di qualità, sia il comune, che non dovrà più occuparsi della raccolta rifiuti sul lungomare. Gli imprenditori presenti hanno raccolto la proposta con molto interesse ed hanno deciso di ridiscuterla insieme nei prossimi giorni. L'associazione Rifiuti e Spreco Zero ha inoltre invitato gli imprenditori a pensare ad un'unione che vada al di là del problema dei rifiuti, lanciando il progetto Prove Tecniche di Turismo. Devono essere loro, dal basso, ad investire sul rilancio del turismo ad Isola delle Femmine, oltre alla privatizzazione del servizio rifiuti. Dunque, pensare per il prossimo anno anche a piste ciclabili, ad isole pedonali, ad un bus navette e a tanti altri servizi per i turisti. Di queste e di molte altre proposte si discuterà comunque nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto l'obiettivo comune deve essere quello di incrementare la raccolta differenziata per abbassare i costi di gestione del servizio, cosa che molti lidi stanno già facendo. Maggio 66%, a giugno faremo il 52-53%. Ci siamo mantenuti sopra il 50%. Se manteniamo a luglio agosto il 50%, a fine anno il comune risparmierà qualcosa come 500 euro.